sempre più si va verso un'interdisciplinarietà intelligente, lo chiamano, non una frutta mista, ma possibili connessioni appunto ci possono essere, per cui do la parola immediatamente a Sergio Escobar, presidente dell'Associazione Platea, della Fondazione Platea, una fondazione che raggruppa tutti quanti gli stabili pubblici, nonché direttore del Piccolo Teatro di Milano. Grazie, immagino che la ragione specifica, lo sappiamo, nasca da quell'accordo triennale che abbiamo fatto con l'Arte Balletto, ma questo vorrei venire a conclusione di questo breve ragionamento, perché ci sono altri teatri che lo fanno, vedo Fiorenzo Grassi, Elfo fa da anni una promozione della danza qui, e vorrei, visto che c'è anche l'amico Nini Gutaia, proporvi un piccolo cambiamento di punto di vista quando si chiedono le cose al Ministero, perché poi si tratterà di chiederlo. Il contesto è la difficoltà, la taglia per il FUS, ma ancora di più quello che è stato fuori da l'ultimo incontro di Federculture, che aveva la platea gli amministratori, le province, i comuni, le regioni, cioè quelli che sono lì che fanno le cose. E il quadro che ne esce, quello che noi sappiamo, cioè è difficilissimo. Beh, questo è un aspetto. L'altro aspetto è che per la danza non ho dei dati così precisi, me ne scuso, ma mentre tutto va in una direzione di contenimento per le spese obbligatorie, per pagare le bollette del gas, della luce, queste cose, gli italiani hanno speso lo scorso anno 13 e qualcosa in più per cento per lo spettacolo. Allora dice, che cosa significa questo? Significa questo che i cittadini, prima di essere spettatori, sono cittadini, e questo spiega anche perché vuoi proprio parlare dell'accordo fatto con l'Arte Balletto, hanno deciso di investire su se stessi, cioè di investire su quelle cose che sono oggetto della preoccupazione degli amministratori pubblici, ma che soprattutto riguardano la vita individuale e collettiva. Sono due cose. Di mezzo ci sta la funzione di indirizzo, di finanziamento del Ministero. Secondo me va completamente ripensata la filosofia di intervento. Cito un episodio che apparentemente non ha niente a che fare con questo. Io qualche anno fa, quindi non dico il contesto, a discutere per l'ennesima volta come presidente di un'associazione su un obbligo che riguardava la drammaturgia contemporanea e l'obbligo anche di fare l'attività in regioni, dimostrando con i fatti che quell'obbligo era deleterio per lo stesso sviluppo della drammaturgia contemporanea. Non sto a spiegarvi perché, perché prevedeva il fatto che fosse assolutamente inedito il testo, quindi nessuno l'aveva più ripreso, perché sennò. Ma quel che conta, la risposta che mi diedo è sì, ma se vi leviamo questo obbligo dobbiamo mettervene qualcun altro. Io ho detto perché? E se no che cosa ci stiamo a fare? Non è una battuta, è una constatazione triste. Nini, io ti conosco da anni e so che sai che questo non è un modo demagogico di mettere in difficoltà te e Salvo Anastasi, è proprio un'idea un po' perversa della funzione. Allora lì si trattava di un obbligo, qui si tratta di una cosa che è successa, cioè che è stato tolto il riconoscimento della ospitalità della danza come fattore determinante per il riconoscimento dei parametri, quindi della funzione dei teatri stabili, ma non solo dei teatri stabili pubblici, ma anche quelli privati. Secondo me, dietro questo ci sta una filosofia assolutamente sbagliata. Aggravante, faccio presente che per noi è indispensabile il finanziamento dello Stato, l'investimento dello Stato, che però, ad esempio, nel mio teatro rappresenta il 15% del bilancio. Quindi evidentemente c'è una concorrenza di altri soggetti che portano il risultato. Ma questo è un aggravante un po' greve da citare, ma la cosa fondamentale è che secondo me, non so, forse è un giudizio temerario, che questi provvedimenti, l'eliminazione ad esempio del valore dell'ospitalità della prosa, nasce dal presupposto che il rapporto fra il Ministero, chi ha la responsabilità artistica di programmazione, chi è sul campo, debba nascere una sorta di diffidenza, cioè io devo fare in modo che questo qua non mi freghi,
perché se ospita la prova vuol dire che c'è dietro un meccanismo per cui non vuol fare il suo mestiere di produttore del bene primario, del bene fondamentale, e quindi aggira questa norma facendo entrare. Ecco, io credo francamente che con questo modo, con questo approccio, io ho visto che c'erano delle note vostre, dice il 30, no, abbiamo scappato il 10%. Guardate, è un consiglio che do a me, do alla salute del sistema dello spettacolo, do anche alla salute degli amici che vedo impegnati coraggiosamente in questo mestiere. E se cambiassimo punto di vista? E se il punto di vista fosse lavorare con gli artisti, con i teatri, per il pubblico? Guardate che non è una cosa secondaria. E poi per questo voglio parlare per ultimo dell'accordo con l'arte e balletto. È davvero una rivoluzione fondamentale. Io non posso più pensare a quando mi siedo io a titolo personale, come direttore del piccolo, a titolo personale, quando ci parliamo, o come presidente di platea, devo fare un gioco di fioretto per capire che cosa sta dietro una norma, perché qualcuno ha letto un'attività, una volontà, o può essere intenzionale o mascalzonesca, per aggirare l'obbligo. Ma voi pensate che siamo talmente cretini da investire soldi, responsabilità, faccia, lavoro di tanta gente per cercare di eludere la funzione per cui siamo chiamati a gestire i teatri? Se così è, cacciate quelli che non lo fanno. Ma il resto non può essere soffocato da questa cosa. Non può essere, è sbagliato, è sbagliato. Vengo all'accordo con l'arte balletto. Allora, l'arte balletto io l'ho visto nascere e quindi sono particolarmente legato, so che è valenza internazionale. Quello che abbiamo stabilito di fare, non è che voglio esaltare, ma voglio spiegarvi qual è l'elemento di investimento. Abbiamo deciso che si tratta di una residenza, e cioè che c'è una collaborazione vera e propria, perché ci sono gli apporti produttivi, il lavoro, che è triennale, ma che vogliamo assolutamente rinnovarla. Tutto questo fa bene, non c'è progetto di legge, non c'è discussione che non parli di interdisciplinarità. Qui ho quello del depositato alla Camera, votato da tutti i gruppi parlamentari della Commissione Cultura, e tutti parlano di internazionalità, ma non ci riconoscono l'attività internazionale. Ma porca puttana, scusate, ma com'è possibile? E tutti parlano di interdisciplinarità, ma siamo qua a trattare come i pesci vendoli, quello del pesce surgelato. Mi vendi un pesce surgelato come se fosse fresco, voi siete un pesce surgelato, il fresco è Shakespeare. Non si può più lavorare in questi termini, non si può più lavorare in questi termini. Allora, che cos'è l'accordo con l'arte e balletto? L'accordo con l'arte e balletto è ancora, diciamo, molto piacere, non è un'elusione delle nostre attività, ma lo do per scontato, ma è un investimento a rischio. Questo bisogna mettersi in testa. Perché non scherziamo, in Italia il pubblico per la danza, rispetto ad altri paesi, io sono anni che non me ne occupo più, me ne occupavo da un punto di vista molto perverso, quelli dei teatri lirici, e lì c'è, adesso non voglio fare il demagogo, ma il rapporto stretto che c'è, e in altri paesi è molto meno stretto, è una correlazione ma non è così stretto, giuridico, di bilanci, fra i corpi di ballo e l'attività lirica, è un altro bel problema da risolvere, perché voi lo sapete meglio di me, altrove la parentela, ma non la chiusura, lascia spazio per anche altre attività. Dicevo, sono un po' di anni che non me ne occupo più, ma diciamocelo fino in fondo, noi sappiamo che c'è un potenziale per il pubblico di danza, ma i potenziali non si sviluppano da soli. A me l'idea che con gli amici dell'arte e balletto abbiamo programmato per 3 settimane degli spettacoli è innanzitutto piaciuta, come a loro, e li ringrazio. Sapete quant'è il raccordo? A proposito di non mi fido di te, una pagina dove ci diciamo cosa vogliamo fare, perché vogliamo farlo. Il ministero ci piacerebbe avere la stessa chiarezza e non 1000 zigorni. Ma qual è l'elemento fondamentale? E torno a quel pubblico che investe nello spettacolo, investe quel cittadino che investe su se stesso. Beh, l'investimento più grande che noi facciamo sono i tecnici, il palcoscenico, tutte queste cose che sappiamo, la promozione, ma è trovare il pubblico. Io so che a Milano c'è un grande desiderio di danza,
So anche però, e non, se, non è che con questo voglio dire noi siamo meglio, che quando non si offende l'altro balletto, qui ci sono, no, ne abbiamo parlato, quando sono venuti e sono andati in uno spazio, gli Acimboni, uno spazio per il Monteaggio, non è che poi è andata poi così tanto bene, eppure io so e noi sappiamo che c'è un pubblico potenziale, non so se sia la piattaforma, sto parlando di cose molto più locali. Beh, il vero investimento, lo dico agli amici del Ministero, non è per eludere, per ridere, per saltare, è di investire per creare pubblico. A noi tremano le vene perché dobbiamo riempire il teatro da 1000 posti per un bel po' di giorni e la scommessa è non tanto se facciamo botteghino, questo è importante, ma se riusciamo a dimostrare che quell'interdisciplinarità nasce dall'interesse e dalla curiosità artistica degli artisti e dal linguaggio stesso, come si fa a pensare davvero che fra posa e danza ci sia una separazione merceologica? Certo, poi bisognerà rispondere ai regolamenti, nessuno deve essere messo, ma come si fa? Allora, il vero oggetto dell'accordo è pubblico. Allora, in questo vi dico, ci vedremo nei prossimi giorni con Platea, ci vedremo nei prossimi giorni con Nini Gutaia. Noi abbiamo presentato una serie di richieste di modifiche del regolamento, vorremmo parlare di una legge, ma questo non lo lasciamo perdere, ma lasciamo perdere perché poi diventa umiliante. Ci sono delle richieste che riguardano il sostegno ad esempio dell'attività di lavoro nel mondo dello spettacolo, che noi chiediamo per la cosa ma che valgono anche per l'intero mondo dello spettacolo, e vi dico ufficialmente, non ho ancora incontrato i miei colleghi ma ne abbiamo parlato, che sarà una delle richieste fondanti che si spacchi questo diaframma, ma spiegando perché, non come concessione. Voi dovete essere convinti che non vi stiamo fregando e noi dobbiamo smettere di dire.